Sono stati premiati presso la Sala Giunta della Regione Campania di via Santa Lucia a Napoli, alla presenza dell'assessore regionale alle politiche sociali Lucia Fortinisi, gli atleti degli Special Olympics Games, il team di Avellino guidato dalla direttrice provinciale Lucia Scrima nella categoria bocce grazie alla tenacia di Vincenzo Troise Pavani, Daniela Bevilacqua, Umberto Guerra, Emanuele Pio Nunziante e Davide Calvi, insieme all'ambasciatore del team di Avellino Pierpaolo Grasso, ha conseguito un bel successo. Di spicco le altre personalità come quella della psicologa Loredana Gimmelli, Giulia Iannillo, Carmen Fusco e Gianni Troise. Nonostante non ci fosse un luogo fisico dove gareggiare insieme, i ragazzi speciali hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, cimentandosi per la prima volta in un evento assolutamente nuovo, diverso. Gli Smart Games si sono svolti dal 10 al 31 maggio e sono nati dunque dal desiderio di premiare l'impegno quotidiano degli atleti, questa tenacia che tanto fa riflettere e insegna alla società intera. Gli Smart Games hanno rappresentato dunque una sorta di esperimento sociale e sportivo, una sfida che racchiude una grande potenzialità nella speranza e al tempo stesso nella ferma convinzione di poter tornare a presto ad abbracciarci di nuovo, più forte di prima.